tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo manga, ovvero Chisakobe di Minetaro Mochizuki, edito da J-Pop al prezzo di 9,50 euro a volume. Questo si tratta del primo di 4. La storia parla di un ragazzo di 26 anni laureato in architettura che purtroppo si ritrova senza niente. Perde la casa e i genitori a causa di un incendio, si ritrova quindi da solo a dover portare avanti il lavoro di famiglia, deve raccogliere insieme i pezzi, farsi forza e andare avanti, cosa che cercherà di fare esclusivamente con le sue forze. L'incendio però non ha colpito soltanto Shigeji, ma anche un orfanotrofio che si trova nello stesso quartiere. Questi bambini vengono accolti da un'amica di infanzia del protagonista, ovvero Ritsu, che viene assunta come governante in casa sua. È un fumetto che mi ha colpito molto per le tematiche trattate, infatti l'autore si focalizza molto sui piccoli drammi quotidiani. La storia è liberamente ispirata a un romanzo breve di Shugoro Yamamoto. L'autore ha preso il soggetto di questo romanzo breve e l'ha adattato ai giorni nostri. Per quanto riguarda i disegni, sono veramente molto puliti, il tratto è raffinato e maturo, una cosa che mi ha colpito molto, così come la grande presenza di bianco. Vedete, le tavole sono veramente molto chiare e ho apprezzato anche la particolarità, diciamo, degli occhi dei personaggi, che a differenza di tanti altri manga non sono grandi, ben dettagliati, profondi, sono veramente molto molto piccoli e nel caso del protagonista spesso non li vediamo nemmeno a causa dei suoi lunghi capelli, della barba, ad alcuni personaggi poi non si vedono gli occhi per via degli occhiali. È una cosa quindi a cui ho fatto subito caso proprio perché è molto differente da altri manga che ho letto in passato. E sono molto curiosa di vedere, andando avanti, come influirà questo sull'espressività dei personaggi, perché al momento, secondo me, non influisce assolutamente in maniera negativa, ma anzi, i personaggi sanno essere espressivi in tanti altri modi. Mi viene da pensare, ad esempio, ai bambini che vengono accolti in casa. Sono dei bambini, diciamo, particolari perché non li vuole nessuno, sono violenti, alcuni tendono a piangere per un nulla. Ognuno di loro ha, diciamo, una caratteristica principale che si nota non soltanto nell'aspetto del personaggio, ma appunto anche nella loro espressività facciale. L'ho trovato un elemento abbastanza buffo all'interno di questa storia che va un po' a sdrammatizzare, la pesantezza del lutto che prova il protagonista, ma anche la sua amica d'infanzia che ha perso da poco la madre, senza però rendere la storia, diciamo, frivola, perché comunque questi bambini vengono accolti da Ritsu proprio perché nessuno li vuole, non vuole che siano separati, vuole tenerli insieme e soprattutto cercherà di dar loro un futuro migliore. Parlando poi di disegno, una cosa che ho apprezzato tanto è il modo in cui sono vestiti i personaggi. L'abbigliamento in generale, il linguaggio del corpo è molto importante all'interno di quest'opera. Penso che aiuti tanto a capire qualcosa di più del personaggio, magari anche in quei momenti in cui non ci è possibile capire le loro intenzioni ed emozioni attraverso il volto. Mi viene in particolare in mente il protagonista perché ha molti capelli e spesso il suo volto è coperto in un modo o nell'altro, ma il suo abbigliamento, il modo in cui si muove, riescono sempre a comunicare il suo stato d'animo. Ad esempio, all'inizio, quando gli viene comunicata questa notizia dell'incendio, si sente solo, sconfortato. E viene infatti rappresentato molto chiuso in se stesso, raggomitolato. Questa è una storia che si basa tanto su valori, diciamo, prettamente giapponesi, come il darsi da fare, anteporre spesso il lavoro a se stessi e cercare di risollevarsi con le proprie forze. Il protagonista, infatti, cercherà in tutti i modi di portare avanti l'attività, il lavoro da solo, rifiuterà qualsiasi tipo di aiuto, è anche abbastanza testardo in questo, vuole farcela a tutti i costi con le sue sole forze. Nonostante la storia sia ambientata ai giorni d'oggi, ci sono secondo me diversi elementi della cultura tradizionale giapponese, non soltanto l'occuparsi degli altri, ma ad esempio anche il cibo. Ci sono delle tavole dedicate al cibo che sembrano proprio delle odi, ma anche semplicemente l'occuparsi della casa, degli altri, dei dipendenti, insomma, sono valori che ritrovo molto in questa cultura e che mi ha fatto molto piacere ritrovare in questa lettura, che si presenta da subito come un'opera matura, sensibile e delicata, perché nonostante tratti delle tematiche abbastanza difficili e per certi versi anche dolorose,
riesce comunque a parlarne in maniera non pesante. È una storia quindi di rinascita non soltanto per il protagonista, ma anche per i personaggi che gli staranno accanto. Come vi dicevo, una sua amica d'infanzia viene assunta nella sua casa come governante e nasconde, diciamo, un passato anche lei abbastanza turbolento. In questo primo volume vengono, diciamo, presentati i personaggi, vengono poste le premesse per quella che sarà, secondo me, una storia di enorme gentilezza verso il prossimo, di supporto e di aiuto nei momenti di difficoltà. Sono proprio contenta che sia arrivato anche in Italia questo fumetto, che è stato premiato nel 2017 in Francia come miglior serie straniera. Questo primo volume mi è piaciuto veramente tanto, non vedo l'ora di proseguire, in parte per scoprire che cosa succederà a questi bambini, come evolverà il rapporto fra di loro e i protagonisti, e sono anche curiosa di sapere qualcosa di più sui personaggi principali, perché in questo primo volume ci vengono, diciamo, presentati. I loro caratteri vengono delineati abbastanza bene, però sono curiosa di saperne qualcosa in più. Queste erano quindi le mie impressioni su Chisakobe. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se questo manga vi incuriosisce, se lo avete già letto o meno, insomma, quali sono le vostre impressioni al riguardo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!